minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella Sala San Francesco, ecco, così denominata proprio perché c'è questo dipinto che realizzò Antonio Ciccone, che fu anche un figlio spirituale di Padre Pio. In questa sala Padre Pio, come ci raccontano spesso delle fotografie e dei filmati, incontrava le persone che ecco, si recavano da Padre Pio per affidare delle lettere, affidare tutti i loro acciacchi, malanni, le paure, anche per dirgli grazie. Come ad esempio vuole fare Gianluca, che su questa email che vedete in sovraimpressione ci ha scritto e ci ha raccontato la sua storia. Una storia che parte da quando era ragazzo, da quando era bambino. Ecco, una storia che ha dell'incredibile, lui racconta. Figlio di un imprenditore. Mio papà commerciava nella vendita di polli, conigli, e aveva un mattatoio, una macellazione continua che riforniva tutte o quasi tutte le macellerie di Rimini. Io sono cresciuto tra degli odori, lui scrive, nauseabondi. Ti lascio immaginare che cosa vuol dire un fetore continuo. Eppure, lui racconta, Gianluca, io sono nato in quella casa a due piani e sopra abitava la mia famiglia, quindi mio papà, mia mamma, mio fratello, mio zio, compresi gli anziani genitori. Ero un bimbo di 3 anni, 4 al massimo, e fin da piccolo dicevo, e si ripeteva, così raccontano i genitori, voglio crescere nella mia fede verso Gesù, verso Dio. Questi erano i miei pensieri di quando ero piccolino e quando ero bambino. E da piccolo venivo svegliato, scrive Gianluca, per fare colazione dalla mamma, e dopo la colazione consumata nella cucina, una volta aperta la finestra, mi piaceva vedere le luci del giorno, come se il giorno portasse qualche storia o qualcosa di novità. Francamente ero un bambino entusiasta, però ricordo che nella cucina non c'era nessun odore di quello che era l'odore, e tra virgolette il fetore, che c'era proprio di lì, a qualche metro da casa. Aprivo la finestra e sentivo un profumo di torta buona, fragrante. Stavo come un bimbo a sentire quel dolce e fragrante profumo. Quante volte l'ho sentito e non ho mai capito come fosse possibile, visto che sotto il nostro appartamento c'era proprio il mattatoio di mio padre. Questo mistero non l'ho mai capito, però un giorno lo capii quando mio cugino mi parlava di questo frate cappuccino, di Padre Pio. Io ero curioso, cercavo informazioni su questo frate, e che lui spesso si manifestava con dei profumi, in particolar modo di rose, di altro. Un giorno lessi una lista di profumi con cui il frate si manifestava. Non trovai niente di particolare che mi ha colpito, ma quando leggevo e rileggevo tutta quella lista, ne trovai uno in particolar modo che si avvicinava a quello che percepivo io. Era molto noto il profumo di questa torta, questo odore fragrante, intenso, che poi però non ho mai più sentito. Dove abitavo io non c'erano case né palazzi intorno a noi, e da dove, ecco, potesse arrivare quel profumo, da dove, ecco, lui scrive e si pone questo interrogativo, da fuori casa. Credo proprio che il frate di Pietrelcina voleva comunicare con me, ma io non capivo che cosa lui volesse dirmi. Questa è la storia di Gianluca, che ha voluto condividere con noi, nella speranza che Gianluca ha potuto scoprire, questo giovane ragazzo, quale sia la sua strada.